Ok, ci sei? Ci sei? Ok, siamo con due, come dicevo prima, con due ragazzi bruttissimi. Abbiamo Olga Balafin, dall'Ucraina, e mister più bello d'Italia, quasi. Sì, Giuseppe Valletti. Giuseppe Valletti, io scherzo, Giuseppe. Sì, sì. Bene, siamo in un clima di festa qui. Allora, rifacciamo rivedere di nuovo il tuo calendario. Che mi dicevi? Questo è il calendario che trovate in tutte le edicole allegato al settimanale Tutto. E i proventi sono dati tutti in beneficenza all'Onlus AMIP, che si occupa di ipertensione polmonare. Quindi un'opera buona, si va in edicola, si compra la rivista Tutto. E si trova all'interno, sì. Tutto, che è una rivista di gossip. Di gossip, di gossip. Sì, sì, sì. Tu sei interessata al gossip, lo segui? Cioè, interessante, interessante. Chi è il personaggio che più ti affascina? Belen Rodriguez. Sì, Belen Rodriguez, un personaggio proprio straordinario, diciamo. E degli uomini cosa, chi segui? Ma ancora nessuno proprio così. Adesso seguo Raul Bova. Ok, abbiamo fatto un'agenzia, un incontro. Insomma, dai. Sì, bene. Allora, raccontaci di te, progetti futuri. Sì, allora, io faccio il modello già da vari anni, quindi sicuramente continuo anche nel mondo della moda a sfilare con le passerelle, a fare tanti cataloghi. Poi adesso ho iniziato da poco a studiare edizione e recitazione qui a Roma. Tu sei di origine campana? Esatto, vengo da Napoli. Da Napoli proprio? Sì. Però diciamo, per lavoro molto qui su Roma, perché mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, quindi sto iniziando con questo, con questi studi. Quindi come attore, come modello. Esatto, esatto. Olga, anche tu sei modella? Sì, anch'io faccio modelle, faccio sfilate, cataloghi per vestiti, calze, lingerie, queste cose. Quindi adesso incontrerai spesso? Sì, sì, penso sì, lo incontriamo spesso. Sarà un piacere. Va bene, allora, diciamo, tu sei tifoso del Napoli, della Roma, di quale squadra? Napoli, del Napoli. Domani Napoli-Juventus, un pronostico? Vinceremo anche questa volta. Vinceremo anche questa volta. No, Olga, già gliel'abbiamo detto. E allora chiudiamo qui, siamo al premio Sette Colli. E ricordo che è proprio un premio di fair play a ridosso del derby Roma-Lazio di domani. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe. Grazie a te. E a Olga. Grazie, arrivederci. Grazie.